signor Marcuse, lei è considerato un critico radicale della società industriale avanzata, come ora è costituita. In questo senso è divenuto un punto di riferimento in Europa per molti giovani che alcuni chiamano cinesi. Si riconosce in questa parte? Bene. È senz'altro vero che la gente, e specialmente i giovani, quando trovano in ciò che ho da dire qualcosa in cui essi possono identificarsi, mi sono per così dire, molto devoti. Però non vedo perché una tale etichetta, quale cinese o sembrar cinese, abbia la possibilità di essere posta su quanto io scrivo. Voglio dire che ciò che scrivo, lo scrivo perché queste sono idee che dopo una lunga considerazione ho ritenuto che valessero la pena di essere discusse, e non mi importa se siano chiamate cinesi o non cinesi. Questo abbacinante nitore, tra questi grigi asettici, in questa estrema funzionalità e pulizia, prendiamo contatto con la parte nuova dell'America, con la California, la terra dei cercatori d'oro 100 anni dopo. Una società che produce un aeroporto come questo, senza fronzoli e senza spreco, razionale e funzionale, in cui nulla è fuori posto perché non c'è più nulla che non serva a qualcosa, è la società liberata dal bisogno razionale e funzionale e dunque felice che noi a volte sogniamo? Tutt'altro, dice il filosofo tedesco-americano Herbert Marcuse. Si tratta di una realtà irrazionale nella sua apparente razionalità e non funzionale se la funzionalità deve servire alla felicità dell'uomo. Scrive Marcuse. In virtù del modo in cui è organizzata la propria base tecnologica, la società industriale contemporanea tende ad essere totalitaria. Non soltanto una forma di governo e di dominio politico producono il totalitarismo, ma pure un sistema specifico di produzione e distribuzione, sistema che può benissimo essere compatibile con un pluralismo di partiti, di giornali, di poteri controbilanciantisi, eccetera. Ecco dunque l'autore di Eros e Civiltà e dell'Uomo ad una dimensione, questo radicale oppositore della società opulenta, in casa sua. È un uomo asciutto e diritto che non dimostra i suoi 70 anni. È nato a Berlino nel 1898. A questa città è rimasto legato da vincoli profondi. Quest'anno, nella Libera Università di Berlino Ovest, ha tenuto un incontro con gli studenti apparso in questi giorni in edizione italiana con il titolo La fine dell'utopia. È metodico Marcuse, quasi pignolo, agisce come parla, con estrema precisione. Ha preparato la posta, ha riposto nella borsa di pelle gli appunti che gli serviranno come guida alla lezione che terrà tra poco, ha preso il sigaro o i sigari dal cassetto, il sacchetto con la colazione. Spenge la radio ed è pronto ad uscire. No, torna indietro. Ha dimenticato di vedere se il condizionatore d'aria è al punto giusto. Sono le 9:05. Tutte le mattine che ha lezione esce di casa a quest'ora. Va a piedi all'università. 20 minuti di passeggiata. Ama camminare e lo fa con passo sicuro, senza guardarsi intorno. La comunità, i vicini, dice Marcuse, non mi apprezzano molto. Marcuse è l'unico che va a piedi da queste parti e questo fatto, da solo, anche a non conoscere i suoi scritti, basterebbe a farlo considerare un rivoluzionario. La Jolla, 20 miglia a nord di San Diego, è una piccola città di miliardari.
La città ha, in proporzione alla sua popolazione, uno dei redditi più alti della California, che è lo stato più ricco degli Stati Uniti, che a loro volta hanno il reddito più alto del mondo. Su 20.000 abitanti, abitano qui 110 miliardari. La città sembra disabitata, le strade sono lisce come biliardi. Ed ecco il Pacifico. Le palme pettinate fanno pensare ai lineari disegni i cui autori hanno abitato di là da questo oceano, in Cina. Il critico più radicale del sistema cammina nel cuore del sistema a passo svelto. Ha studiato a Friburgo con Heidegger, fu uno dei fondatori della scuola di ricerche sociali di Francoforte insieme a Horkheimer e Adorno. Con l'avvento del nazismo, per sfuggire alle persecuzioni razziali, riparò prima a Ginevra e poi in America. Nel 1941 pubblicò Ragione e rivoluzione, un libro che riabilitava Hegel da ogni colpevolezza intellettuale per la nascita del nazismo. Come cittadino americano, ha fatto parte durante gli anni della guerra del Trust dei cervelli intorno al presidente Roosevelt. Prima di essere chiamato all'Università di California, ha insegnato a New York, alla Columbia University, e a Boston, all'Università di Brandeis. Hegel, Marx e Freud sono stati e rimangono i suoi maestri. È proprio da una discussione sulle fonti della cultura moderna e dalla loro reinterpretazione che Marcuse ha ricavato i tratti originali del suo pensiero e i motivi della sua opposizione a quella società industriale avanzata che ha la sua massima espressione nei due grandi leviatani del nostro tempo, America e Russia. All'Università di La Jolla, 3.000 studenti tra dottrine umanistiche e scientifiche, le sue lezioni sono sempre affollate, 150 allievi. Professore fuori scala, al massimo della carriera, è membro influente del Senato accademico. Stiamo assistendo ad una lezione di Marcuse. È a Kant che quest'anno ha dedicato il suo seminario. Se qualcuno, vedendo quanta libertà gli permette il sistema, chiede a Marcuse: siamo liberi? Risponde: alcuni sono liberi, ma generalmente parlando direi di no. Perlomeno io ho un più elevato concetto di libertà di quella che oggi si chiama libertà. Scrive Marcuse: una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non libertà prevale nella civiltà industriale avanzata. Le libertà di pensiero, di parola e di coscienza erano idee essenzialmente critiche al pari della libera iniziativa che servivano a promuovere e a proteggere. Nella misura in cui la libertà dal bisogno, sostanza concreta di ogni libertà, sta divenendo una possibilità reale, le libertà correlate ad uno stato di minor produttività vanno perdendo il contenuto di un tempo. L'indipendenza di pensiero, l'autonomia e il diritto all'opposizione politica sono private della loro fondamentale funzione critica in una società che pare sempre meglio capace di soddisfare i bisogni degli individui grazie al modo in cui è organizzata. Signor Marcuse, le conquiste della scienza su cui si basa una società tecnologica che lei condanna sono proprio conquiste di quella libertà di coscienza, di pensiero e di parola di cui rimpiange la perdita. Lei, è stato osservato, accusa il figlio difendendo il padre. Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io? È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza. Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso. Non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia.
In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto? La scienza, che ha creato una società tecnologica, non possiede anche una carica critica che tende a superarla? Sì, le capacità tecniche di questa particolare società sorpassano ampiamente i limiti entro i quali dette capacità vengono usate oggigiorno. Quello che si richiede per una migliore società è una liberazione della tecnologia e delle tecniche, così come si richiede una liberazione degli esseri umani entro la società. Signor Marcuse, non pensa che... Si torna indietro. Non pensa che queste libertà di coscienza, di pensiero, di parola, facciano parte integrante dell'uomo, che esse siano sempre in gioco per modificare il sistema, per correggerne la traiettoria? Lei, con la sua opera, che tenta di fare se non questo? Io tento e tenterò di fare uso della libertà di parola e della libertà di pensiero finché mi sarà possibile. Ma non si può dire sfortunatamente che esse appartengano alla natura dell'uomo. Infatti abbiamo visto delle società che sono esistite per lungo tempo senza libertà di parola e senza libertà di pensiero. Devi ammettere che la tecnologia ha portato dei benefici oggettivi all'umanità. Ha recato le premesse, ad esempio, per l'abolizione della fame, per allungare la vita media dell'uomo, ha ridotto la mortalità infantile. Lei dice che questi scopi non sono stati interamente raggiunti e che invece di perseguire i veri bisogni si incoraggiano i falsi bisogni. Sì. È così? Sì, è esattamente quello che ho detto. Cioè che noi sviluppiamo, stimoliamo e soddisfacciamo bisogni che possiamo chiamare soltanto parassitari, visto che essi vengono soddisfatti mentre un'incredibile povertà e miseria continua ad esistere non solo nell'ambito della stessa società opulenta, ma anche al di fuori di questa società, nelle aree che essa domina direttamente o indirettamente. Quando parla di società industriale a sviluppo avanzato, lei allude ad un particolare sistema come quello capitalista o anche ad una società comunista che abbia raggiunto un alto grado di tecnologia? Io intendo riferirmi non soltanto alla società capitalista avanzata, ma anche a quei settori più progrediti della società socialista di oggi, senza pertanto voler in nessun modo minimizzare la vasta differenza, specialmente nello sviluppo potenziale, che fra i due sistemi sociali indubbiamente esiste. I marxisti escludono che si possa prendere come categoria fondamentale, come dato di fatto, ciò che viene da lei definito come una società industriale avanzata. Essi vogliono distinguere tra sistemi tecnici come strumento di produzione e l'attuale sottostante sistema di produzione in sé. So molto bene e sono perfettamente consapevole che vaste differenze esistono tra le società avanzate capitaliste e quelle socialiste. Ma d'altra parte penso che quelle persone che fanno obiezione all'uso del termine società industriale avanzata sono semplicemente allergiche e anche che sottovalutano l'estensione di ciò che la tecnologia avanzata fa per rendere simili i due sistemi. Lei... Sì? Lei non dice che il peggior nemico della libertà sarebbe oggi la produttività? Non ho mai detto questo. Io dico soltanto che non il peggior nemico, ma che un nemico della libertà è oggi una produttività che prolunga la lotta per l'esistenza e per un lavoro alienato, mentre di fatto il livello raggiunto dalla produttività oggi potrebbe decisamente ridurre la lotta per l'esistenza e ridurre il bisogno di un lavoro alienato. La produttività dovrebbe essere dunque indirizzata. Se è così, e se ciò non è stato realizzato in uno stato di libera iniziativa né da uno stato imprenditoriale, chi dovrebbe, secondo lei, assumersi questo compito?
Direi senz'altro che la produttività oggi dovrebbe essere indirizzata verso l'abolizione della povertà e della miseria, ovunque esse ancora esistano nel mondo, e si tratta di un'area purtroppo molto vasta. Quanto a chi spetti il compito in questione, è mia opinione che ogni paese dovrebbe sviluppare i propri strumenti per il raggiungimento di questo scopo. Invece possiamo osservare, invece purtroppo noi sappiamo, che senza dubbio esistono ancora delle forme di governo che non sono in grado di farlo e che non ne avrebbero neppure l'intenzione, come per esempio la maggioranza delle corrotte protofasciste o militari dittature che al presente vi sono in molte parti del terzo mondo, anzi non solamente del terzo mondo, ma anche del primo mondo. Se la rivolta degli studenti non raggiunge qui le punte della vicina Berkeley, il dissenso è anche qui presente. Basta guardarsi in giro per il campus. A suo modo, anche camminare a piedi nudi all'esterno e dentro le aule dell'università è una forma di rivolta. Dicono che al primo anno dell'università quasi tutti gli studenti stiano a piedi nudi, poi con il progredire degli studi si riabituino alle scarpe. Il simbolo è trasparente. I più giovani tentano, con le scarpe, di togliersi di dosso qualcosa che sentono oppressivo. Vi sono tanti elementi oggi di questa inconscia insofferenza. I figli eletti di una società avanzata attendono una liberazione. Ma da cosa? Dalla tirannia del benessere? In una società in cui tutti i bisogni sono passibili di essere accontentati, basta avere i mezzi necessari, è forse il rimorso di essere i privilegiati, i ricchi di fronte ad un mondo di poveri, è dunque uno sviluppo di coscienza che spinge i giovani all'opposizione? È l'angoscia, come dice Marcuse, di trovarsi inseriti totalmente in un meccanismo che non gli appartiene e che non hanno contribuito a creare, l'incubo della prestazione competitiva che saranno tenuti a compiere, prestazione funzionale soltanto rispetto agli interessi del sistema? Marcuse, come i suoi giovani studenti, partecipa del benessere di una società tecnologica senza volervi rinunciare. Aspira ad una società post-tecnologica, non rimpiange una società pre-tecnologica. E infatti l'abbiamo sentito non condannare la tecnologia che può permettere questo trapasso qualitativo, ma l'abuso che si fa della tecnologia, sono parole sue, per tenere in vita una società ancora più fortemente repressiva. Il conflitto è tra il reale e come il reale dovrebbe essere se fosse d'accordo con la ragione, tra la tecnologia come si è attuata nella storia e quello che la tecnologia potrebbe permettere con le sue infinite prospettive. Ma è proprio qui, proprio nella società opulenta, che questa tecnologia prende vigore, che essa apre i suoi orizzonti. Hanno chiesto gli studenti di Berlino a Marcuse: è necessaria una rottura quando nei materiali della società presente si riesce già a scorgere un abbozzo di quella futura? Rifiutare questa società integrata ma tecnologica che sperimenta il suo futuro non è mettersi da parte, escludersi da essa? Devo precisare che io non ho mai inteso o sostenuto la negazione assoluta. Esistono molte cose anche in questa società che io non vorrei respingere del tutto, negare del tutto. Al contrario, direi che, considerandole sotto determinati aspetti, le apprezzo molto e non vorrei vederle scomparire. Quello che io rifiuto nel senso più completo è il modo in cui questa società è organizzata, il modo in cui essa sperpera e abusa delle proprie risorse, del modo in cui essa accresce la ricchezza unicamente di una certa parte della popolazione e allo stesso tempo non si preoccupa di fare praticamente niente contro l'abietta povertà ancora esistente in larghe aree del paese, e soprattutto che ora essa consideri assolutamente normale e scontato il fatto che si combatta una guerra tra le più crudeli, immorali e meno necessarie della storia. Questo è ciò contro cui la negazione era diretta e non certamente contro ogni aspetto di questa società. In essa vi sono senz'altro parecchi lati positivi e simpatici, ma questi sono tutti in un modo o nell'altro sminuiti e oscurati da questo elemento basilare. Qui siamo a Los Angeles, ma lo stesso è in ogni altra città americana. Questi cartelli, che sono divenuti un paesaggio abituale, significano rifugio contro la radioattività atomica. Ciò che fa dire a Marcuse
che la società della mobilitazione totale che va prendendo forma nelle aree più avanzate della civiltà industriale, all'est come all'ovest, combina in azione produttiva i tratti dello stato del benessere e dello stato belligerante. Scrive Marcuse nell'Uomo ad una dimensione: la follia del tutto giustifica le follie particolari e trasforma i delitti contro l'umanità in un'impresa razionale. Anche i calcoli più folli appaiono razionali. Annientare 5 milioni di persone è preferibile che annientarne 10 milioni o 20 e così via. È futile obiettare che una civiltà che giustifica la propria difesa con un calcolo del genere proclama la propria fine. Sono passati 4 anni da quando è uscito l'uomo ad una dimensione. È più ottimista o pessimista oggi per la sorte del mondo? Io direi che sono più ottimista sulle possibilità di cambiamento ora di quanto lo fossi 4 anni fa. E la ragione è che in questo paese, per fare un esempio, l'opposizione si è intensificata in modo decisivo. Lo testimoniano la ribellione degli abitanti dei ghetti, la continua opposizione delle giovani generazioni, specialmente dell'intelligenza, e le difficoltà economiche che io penso stiano venendo a galla. Qual è la risposta del terzo mondo alla società tecnologica? È no o anche noi? Lei intende nel terzo mondo, in Asia o in America Latina? Lei chiede se questi paesi vorrebbero imitare la società tecnologica? È senz'altro una domanda impegnativa e molto importante. Io penso che vi sia una buona speranza che questi paesi, o almeno alcuni di questi paesi, non imiteranno la modernizzazione e l'industrializzazione così come è stata attuata nella cosiddetta società opulenta, ma cercheranno di trovare dei modi che siano migliori e più umani per farlo. Questo non significa assolutamente mettere in dubbio che la modernizzazione e l'industrializzazione siano necessarie. Esse lo sono senz'altro, però i modi e i mezzi con cui svilupparle differiscono largamente e dovrebbero quindi essere diversi. Qual è il suo pensiero su quanto sta avvenendo ora in Cina? Noi qui in questo paese abbiamo pochissime e per di più cattive informazioni su quanto attualmente sta avvenendo in Cina. Così tutte le notizie di cui io mi trovo a poter disporre, o perlomeno la maggior parte di esse, mi vengono dal giornale francese Le Monde, che probabilmente è il miglior giornale che venga pubblicato nel mondo oggi. Io, per quanto mi risulta, posso dire che la cosiddetta rivoluzione culturale è stata il disperato tentativo per impedire la stalinizzazione e la burocratizzazione di una società socialista. Se avrà successo, non sono in grado di prevederlo. In Cina il pensiero di Mao è anteposto alla produttività, alla tecnologia. È un regime con una dialettica operante ed incessante. Lo abbiamo visto con la rivoluzione culturale, come lei ora ha detto. Ma la Cina possiede anche la bomba atomica e la minaccia non è fugata dalla dialettica. Questo è del tutto esatto ed io sono fermamente convinto che a lungo andare non sarà possibile impedire ad alcun paese lo sviluppo delle armi nucleari. Queste restrizioni sono tecnicamente e storicamente inattuabili, sono informazioni che si diffondono e non è possibile arrestare la diffusione di queste informazioni. Chi agita il libro di Mao come unico testo è l'uomo ad una sola dimensione che lei ha descritto nel suo libro L'uomo ad una dimensione? Cosa? L'uomo che proclama gli insegnamenti di Mao al di sopra di ogni cosa è un uomo ad una dimensione? Beh, questo dipende da quante dimensioni esistono negli insegnamenti di Mao. E questo io, in ogni caso, preferirei non giudicarlo. Non direi che sia un prototipo di un'attitudine ad una dimensione. E l'uomo che proclama i libri di Marcuse
al di sopra di qualsiasi cosa. È un uomo ad una dimensione? Io direi che è un matto. Che cosa pensa di quei giovani europei che associano il suo nome a quello di Marx e di Mao? Qualcuno li ha chiamati ma-ma-maoisti. Pensa che l'associazione sia legittima? Qual è il messaggio che lei crede di rappresentare per loro in questa connessione? E in verità devo dire che non ho mai sentito nessuno degli studenti che ho incontrato in Europa fare questa associazione, Marx, Mao, Marcuse, e nutro il forte sospetto, il fortissimo sospetto, che si tratti solo di una invenzione dei reporter dei giornali. Non credo che si tratti di una invenzione. Come fa ad affermarlo? Io ne dubito molto. Perlomeno il suo nome è altrettanto popolare. T'ho sentito molti studenti. Beh, se ciò significa semplicemente che essi leggono Marx, Mao ed anche i miei libri, si tratta probabilmente d'un dato di fatto. Quindi non c'è niente da obiettare. Ma a parte questo, non avrei mai la pretesa di essere degno di una tale dignitosa e importante compagnia. Si è letto che lei ha definito uno dei suoi giovani seguaci, il berninese Dutschke, un dolce demagogo. Si tratta di una di quelle strane cose che io non riesco a capire. Io stesso non rammento di aver mai dato una definizione del genere. Comunque, ammettendo che lo abbia fatto, le mie intenzioni erano senza dubbio amichevoli ed umoristiche, nel senso che volevo dare alla gente un'idea, per così dire, della grande semplicità, del grande charme e della grande facilità con cui Dutschke riusciva a confutare i suoi oppositori nelle discussioni a Berlino. Io penso un gran bene di Dutschke e non potevo sottintendere nessuna allusione denigratoria. Lei indica nel sottoproletariato industriale, nel mondo dei reietti, la speranza di un rovesciamento del mondo capitalista o comunque tecnologico. Ora questa forza, osservano i marxisti, è più catastrofica che rivoluzionaria. Io non so se si possa stabilire una contraddizione fra catastrofe e rivoluzione, perché per ogni sistema stabilito, qualsiasi tipo di rivoluzione è stata una catastrofe. Quindi in realtà non c'è conflitto né contrasto tra i due termini, ma questa catastrofe nel corso della storia è generalmente superata e una società più razionale ne emerge. La contestazione in atto che si esprime nella nuova sinistra, dice Marcuse, non si basa affatto sulla classe lavoratrice. La sua composizione sociale non è chiaramente definibile e consiste di intellettuali, gruppi appartenenti ai movimenti per i diritti civili, di giovani e di hippies. Ed aggiunge, ciò costituisce un incubo per i vecchi marxisti, un incubo però pienamente rispondente alla realtà. La classe operaia è fondamentalmente integrata al sistema, anche se le classi non sono scomparse. Se il lavoratore e il suo capo assistono allo stesso programma televisivo e visitano gli stessi luoghi di vacanza, se la dattilografa si veste e si trucca in modo altrettanto attraente delle figlie del padrone, se il negro possiede una Cadillac, se tutti leggono lo stesso giornale, ne deriva che questa assimilazione non indica tanto la scomparsa delle classi quanto la misura in cui i bisogni e le soddisfazioni che servono a conservare gli interessi costituiti sono fatti propri della maggioranza della popolazione. La democrazia totalitaria lavora con l'integrazione. Il condizionamento di una società integrata a sviluppo capitalistico è nel paesaggio quotidiano. Se un lavoratore non compra, un altro lavoratore non lavora. È la prima riflessione. Ogni insegna o reclame è logica, fa parte di una necessità, di una funzionalità. È quella che Marcuse chiama la razionalità interna del sistema. La città di Los Angeles è lunga 100 chilometri. Ecco allora, per riunirne i capi opposti, le freeways, le autostrade interne di una città. Per un europeo è un'esperienza sconvolgente,
è come essere sparati dalle vie di accesso su un fiume in piena che procede alla velocità di 110 km orari, senza possibilità di poter rallentare. La pubblicità abitua a questo rischio, è come correre in mezzo ad una mandria di elefanti. Total sales 9,910,000 shares. Ma ogni fatica ha il suo rimedio e la tecnica ci aiuta ad uscire dall'impasse. Prendete una pillola e vi passa il mal di schiena, la stanchezza e ritorna il benessere. Se una strada come questa può apparire angosciosa allo straniero, al non integrato, essa può tuttavia apparire moderna, tecnicamente bella, progredita, funzionale a chi deve spostarsi in qualche modo da una parte all'altra della città. La logica del sistema l'ha resa necessaria. Ma, pensa Marcuse, è logico il sistema che l'ha resa necessaria? Siamo ad un passaggio a livello. Il treno trasporta rottami di ferro. Un cartello dice esposto al sole, mausoleo mortuario. Il predicato ha valore di soggetto come Rhododactylos, dalle rosee dita, attribuito da Omero a Venere. Si associa sempre la morte a qualcosa di radioso. Ed è ancora logico. Se il prodotto non fosse deperibile, se gli oggetti creati dal lavoro dell'uomo avessero grande resistenza, cesserebbe la spinta a cambiare oggetto, a rinnovare il guardaroba. Ciò provocherebbe crisi di manodopera, disoccupazione, miseria. Così la morte sta perdendo per associazione il suo senso tetro e deprecato. La morte è l'alba radiosa della resurrezione dell'oggetto. Ma è l'uomo. Il fair play anglosassone induce alla comprensione. Non gridare, non piangere. Abbiamo colto questo corteo ancora sulla freeway, logico, razionale. Corrono sulla destra preceduti da una staffetta. Il genere del corteo è specificato dalla bandierina. I vetri sono azzurrati, chi è dentro è protetto dal sole ed è quasi invisibile dall'esterno. Il dolore va occultato. A che serve? A chi giova vedere che la morte addolora qualcuno quando la deperibilità è un'arma di progresso? Alla Hoya, nel giardino dietro l'università, Marcuse mangia il suo panino avvolto nel cellophane, il pane integrale dei tedeschi. Non vuole qualcosa di meglio, signor Marcuse? Non vuole una bella torta congelata? Marcuse dice, nessuno mi costringe a sedere davanti al mio apparecchio, nessuno mi costringe a leggere giornali idioti. È una società totalitaria, ma non violenta. Tolto qualche volta i notiziari d'attualità, si rifiuta di vedere la televisione, pubblicità ogni 7 minuti su 7 canali. Eppure è difficile sottrarsi all'integrazione. Ecco come Marcuse racconta 3 esempi banali del processo di armonizzazione in corso. 3 esempi che attestano ancora una volta la riduzione dei contrasti, l'assorbimento del negativo da parte del positivo, è la risultante unidimensionalità del pensiero che ne deriva. Ma ascoltiamo Marcuse. Faccio una passeggiata in campagna. Ogni cosa è come dovrebbe essere. La natura non è mai stata così bella. Uccelli, sole, erba soffice, nessuno attorno, nessuna radio, né puzza di benzina. Poi il sentiero gira e termina in un'autostrada. Sono di nuovo tra i cartelloni pubblicitari, le stazioni di rifornimento, i motel, le locande lungo la strada. Ero in un parco nazionale. Adesso so che quella non era realtà. Era una riserva, qualcosa che viene presentata come una specie in via di estinzione. Se non fosse per il governo, i cartelloni pubblicitari, i chioschi della salsiccia calda e i motel avrebbero invaso da un pezzo quel frammento di natura. Sono grato al governo. Stiamo molto meglio di una volta.
La sotterranea durante le ore di punta serale. Ciò che vedo della gente sono facce e membra stanche, odio e collera. Ho la sensazione che qualcuno potrebbe tirar fuori un coltello ad ogni momento. Proprio così. Molti leggono, o piuttosto sono assorti nei loro giornali o rivista o libretto tascabile. Eppure, un paio d'ore più tardi, può darsi che le medesime persone deodorate, lavate, vestite o svestite con ogni cura, siano felici ed affettuose, sorridano sul serio e dimentichino o ricordino. Ma la maggior parte di loro saranno probabilmente in terribile compagnia o solitudine a casa. Guido un'automobile nuova. Apprezzo la sua bellezza e la sua lucentezza, la potenza, l'utilità, ma poi mi rendo conto del fatto che in un tempo relativamente breve si guasterà ed avrà bisogno di riparazioni, che la sua bellezza e le parti esterne sono di qualità economica, la sua potenza è superflua, le dimensioni pazzesche e che non troverò un parcheggio. Finisco con il pensare alla mia automobile come a un prodotto di una delle grandi società automobilistiche. Sono esse che determinano l'aspetto della mia automobile e fanno la sua bellezza come le sue parti scadenti e la sua potenza come la sua fragilità e il suo funzionamento come la sua obsolescenza. In un certo modo mi sento ingannato. Ritengo che l'automobile non è quella quale potrebbe essere, che si potrebbero produrre automobili migliori a costo inferiore, ma che il prossimo deve vivere. I salari e le tasse sono troppo alti, il ricambio della manodopera è necessario. Stiamo assai meglio di un tempo. Si dissipa la tensione tra apparenza e realtà ed entrambe si fondono in una sensazione piuttosto piacevole. È la misura della perfezione del meccanismo, la sua chiusura, a portare il pensiero di Marcuse verso una posizione disperante. Se una società è così integrata, da quale punto prenderla? Da quale parte scalfirla senza restarne sommersi? Se ogni miglioramento proponibile non fa altro che aggiungere efficienza all'insieme del sistema, ed è proprio in questo senso che si muove oggi la scienza e la tecnica, come riuscire a fare qualcosa per interromperne il corso senza divenirne una pedina? Da questo punto di vista, anche la posizione di Marcuse, così radicale, può essere consentita. Isola permessa di opposizione, scarico di energie negative, rifugio di intellettuali scontenti. In questo senso, anche Marcuse farebbe parte del sistema. Sì, io sono consapevole, del tutto consapevole di far parte del sistema e cerco, diciamo così, di cavarne il meglio possibile, usando da un lato le libertà di cui dispongo per dare il mio contributo ad un miglioramento ed avanzamento dell'attuale situazione e dall'altro lato proteggendo quelli, insomma, la mia famiglia e me stesso finché sarà possibile. Questa società tecnologica le offre molti mezzi, molti media per canalizzare la sua negazione: giornali, cinema, televisione, radio. Un tempo questi canali non esistevano e non erano utilizzabili per un pensiero negativo. Quando questi canali che lei disapprova propongono il suo pensiero, diventano migliori? Credo che lei sopravvaluti largamente i media accessibili a quello che io ho da dire e a quello che avrei intenzione di dire. Ritengo che non vi sia la più piccola possibilità che i miei pensieri, quali possano essere, seppure ve ne sono, riescano a permeare realmente in un prevedibile futuro i mass media di informazione e di intrattenimento. Ma se ciò avvenisse, comincerei a nutrire dei seri dubbi nei miei confronti e avrei timore che vi fosse qualche cosa di fondamentalmente sbagliato in me. In effetti, però, in questo momento mi viene fatta una grandissima pubblicità. Questa è una cosa che proprio non mi riesce di spiegare e che mi porta in un certo senso a non sentirmi molto a mio agio. Talvolta appunto mi domando se non vi sia qualche cosa che non va in me, considerato che la stampa del sistema adesso in un certo modo, se non altro, dà pubblicità ai miei pensieri.
Lei però sembra disapprovare i mass media in quanto tali. Vede, per essere esatti, quello che io disapprovo è unicamente il modo nel quale i mass media vengono usati oggi. Non penso che si possano disapprovare i mass media in generale. Riesco benissimo ad immaginare condizioni nelle quali i mass media potrebbero di fatto contribuire grandemente al miglioramento delle condizioni. Non penso che lo facciano oggi. This is a can of Libby's frozen concentrated orange juice. Concentrate on it. That's what we do. We concentrate so hard we get the flavorful, fragrant parts of two extra oranges into every can. So you'll get more flavor out of every can. Libby's orange juice. We concentrate on concentrating. Percorriamo il Sunset Boulevard, il viale del tramonto di Los Angeles, di notte. Ed eccoci ai marciapiedi presi in prestito il sabato sera dalla rivolta degli hippies. Con questi atteggiamenti, con questi vestiti, si vuole smentire tutto il sistema di vita degli square. In un libricino si insegna a vivere con il minimo possibile, consumando il meno possibile. L'opuscolo dimostra, cifre alla mano, che si può vivere con un dollaro al giorno. Ma siccome anche quello che si può comprare con un dollaro non smentisce le insidie pubblicitarie e l'integrazione consumistica, sia pure in scala ridotta, e siccome il paesaggio non cambia tutto intorno soltanto a desiderare di cambiarlo, l'evasione totale è assicurata da un viaggio artificiale con gli allucinogeni. Nello stesso libro sono previsti per questi viaggi 9 dollari settimanali. A suo parere, l'educazione è una repressione, una limitazione della libertà? L'educazione non è mai una limitazione della libertà se è realmente educazione. Se è educazione può solo promuovere la libertà. Come si può stabilire dove l'educazione finisce e la repressione comincia? Credo sia una cosa da stabilirsi in modo diverso, caso per caso, che non sia possibile darne una definizione generale. In questa biblioteca, per esempio, tutto è tranquillo, silenzioso. Bene, si tratta di una repressione necessaria, altrimenti non ci si potrebbe concentrare. C'è invece una serie di repressioni che sono necessarie solo nell'interesse del represso. Ma si può veramente distinguere tra educazione e repressione? Sì, certo, l'educazione è ciò che deve essere fatto in ogni caso simile in un modo diverso. Che cosa ne pensa degli hippies e del LSD? Che cosa ne penso? Sì, degli hippies e degli allucinogeni. Bene, vi sono molti differenti gruppi di hippies. Io ho molta simpatia per quelli che combinano un modo di vivere hippies con la protesta politica e la ribellione. Esistono altri gruppi che non lo fanno. E con questi ultimi non ho proprio niente in comune. Lei pensa che abbiano già realizzato il suo sogno? No, senz'altro no. Non so di quale sogno si tratti e non penso di elaborare i miei sogni, ma certamente nessuno di questi gruppi ha ancora compiuto il trapasso ad una condizione umana libera. Se avesse un figlio hippie, che farebbe? Lo lascerei essere hippie. Se egli fosse capace di vivere in quel modo, sarebbe affar suo e non avrei niente da obiettare. Ma se disgraziatamente essere un hippie significasse, per esempio, il doverlo mantenere per tutta la vita, direi di no. È proprio questo il limite concreto della rivolta degli hippies. Da qualche parte devono trovare il denaro per sopravvivere. Nemmeno Marcuse, se avesse un figlio hippie, glielo darebbe. E allora, quale strada resta se non integrarsi al modo in cui è organizzato il lavoro? Anche questa libertà di vestirsi come piace ha d'altronde già condizionato una moda, così come distintivi, coccarde e manifesti di satira politica entrati in commercio abbelliscono già oggetti di arredamento, prima le vetrine dei negozi e poi le case degli integrati. L'opposizione, la contraddizione, viene tenacemente riassorbita dentro il sistema. E quanto avviene, dice Marcuse, nel regno della cultura. Nel regno della cultura il nuovo totalitarismo si manifesta in un pluralismo armonioso, dove le opere e le verità più contraddittorie
coesistono pacificamente in un mare di indifferenze. Prima che questa riconciliazione culturale fosse in atto, la letteratura e l'arte erano essenzialmente alienazione. Esse alimentavano e proteggevano la contraddizione, la coscienza infelice del mondo diviso, le possibilità frustrate, le speranze non realizzate e le promesse tradite. I neoconservatori che se la prendono con chi critica la cultura di massa da posizioni di sinistra tendono a porre in ridicolo la protesta contro Bach come musica di fondo in cucina, contro Platone, Hegel, Schiller, Baudelaire, Marx e Freud nel supermercato. Bisogna riconoscere, essi insistono, che i classici sono usciti dal mausoleo e sono tornati in vita, che il popolo è semplicemente più colto. Questo è vero, ma tornando in vita come classici, essi tornano in vita come altri da sé. L'intento e la funzione di queste opere sono in tal modo mutate in modo fondamentale. Mentre un tempo esse contraddicevano lo status quo, la contraddizione è stata ora appianata. Non crede che ogni messaggio proposto da un classico resti lo stesso tanto se è fruibile in un supermercato o in una libreria? Non crede che il messaggio sia più forte dell'ambiente in cui è proposto? Il messaggio può essere più forte del luogo in cui è presentato, e il libro o il pezzo di musica o il quadro rimangono i medesimi, ma le persone che li comprano al supermercato e l'intero contesto e ambiente del supermercato hanno un qualche effetto sull'opera d'arte o di letteratura, come sul messaggio. Essi si integrano a tale ambiente, mentre se si tratta di genuine opere d'arte, non possono e non vogliono essere integrate in questo modo. Lei è d'accordo con Snow che la cultura scientifica e la cultura umanistica si siano troppo isolate e che sia necessario un riavvicinamento? Sì, sono d'accordo. Però a me sembra che sia la scienza ad essersi spostata da quelli che sono i valori umanistici. Ed è là che il cambiamento più sostanziale deve aver luogo. La scienza deve tornare ad essere di nuovo in se stessa un fatto umanistico. E come è possibile questo? È proprio questo il problema. Si tratta di una domanda molto difficile e la risposta devono darla gli uomini di scienza. Lei ama veramente la scienza? Beh, anche stavolta mi sembra che la domanda sia del tutto fuori argomento, per quanto mi riguarda. La scienza, pensa Marcuse, anche se ora non lo dice, ma l'ha detto molte volte nei suoi scritti, serve oggi gli interessi costituiti e al servizio del sistema. Offre tutti quegli accorgimenti necessari per rendere il sistema più funzionale e le merci più vendibili. Alla mercificazione del tutto non sfugge nemmeno la sessualità. Scrive Marcuse nell'Uomo ad una dimensione. È stato spesso notato che la civiltà industriale avanzata opera con un grado più elevato di libertà sessuale. Opera nel senso che quest'ultima diventa un valore di mercato ed un fattore di costumi sociali. Il funzionalismo, indossati i panni di artista, gioca a promuovere questa tendenza. Negozi ed uffici si aprono alla vista con immense vetrate e pongono in mostra il loro personale all'interno. I banconi alti e le divisioni non trasparenti vanno scomparendo. L'erosione della privacy nei mastodontici edifici di abitazione, come nelle case suburbane, spezza la barriera che prima separava l'individuo dall'esigenza pubblica e rende più visibili le attraenti qualità delle altre mogli e degli altri mariti. Il progresso tecnico ed una vita più confortevole permettono di includere sistematicamente certe componenti sessuali nel regno della produzione e dello scambio delle merci. Per quanto possa essere controllata la mobilitazione dell'energia istintuale, in certi casi si tratta di un'organizzazione scientifica applicata alla libido, per quanto tutto ciò possa servire a sostenere lo status quo, esso rappresenta pur sempre una gratificazione per gli uomini amministrati, così come li diverte far scattare il fuoribordo, spingere sull'aiola la falciatrice a motore e guidare l'auto a forte velocità. Questa mobilitazione e amministrazione della libido può valere a spiegare in gran parte l'ossequienza volontaria, l'assenza di terrore, l'armonia prestabilita fra i bisogni individuali e desideri, scopi e aspirazioni socialmente richiesti.
La conquista tecnologica e politica dei fattori trascendenti nell'esistenza umana, così caratteristica nella società industriale avanzata, si afferma nella sfera degli istinti, offrendo soddisfazioni tali da indurre alla sottomissione e indebolire la razionalità della protesta. Liberata dalla forma sublimata che era il vero contrassegno dei suoi sogni irriconciliabili, la sessualità si trasforma in veicolo per bestsellers dell'opposizione. Questa società cambia tutto ciò che tocca in una fonte potenziale di progresso e di sfruttamento, di fatica miserabile e soddisfazione, di libertà e di oppressione. La sessualità non fa eccezione. Come guida per visitare un paese, Marcuse è certo demoralizzante. Siamo nella gelida solitudine dell'Automat, una catena di negozi che offrono il cibo dentro cassettine di vetro. L'atto di mangiare scende al di sotto della stessa funzione fisiologica. A chi deve ricorrere l'uomo frustrato da una lunga serie di situazioni come questa? A quegli psicanalisti che gli imporranno un corso di rassegnazione e che guariranno la sua non ingiustificata malattia? È in questo senso che Marcuse critica il revisionismo dei neofreudiani, accusandoli di essere utili collaboratori a giusta pezzi del sistema. Lo psicanalista reintegra la contraddizione del malato e lo restituisce all'apparato riconciliato. Ma, pensa Marcuse, perché qualcosa possa cambiare è proprio questa riconciliazione che non è necessaria. Ed eccoci ancora alla fortuna degli hippies, nel loro più importante ritrovo a San Francisco, che è la capitale del movimento. Eccoci alle luci psichedeliche e catastrofiche, allucinanti visioni che si alternano a tempo di musica sui muri bianchi della sala. Che senso hanno queste visioni? Quando l'istinto di vita, Eros, si indebolisce, dice Marcuse, Thanatos, l'istinto di morte, trionfa. Siamo all'ultimo stadio del represso. L'uomo si dissolve in nuclei, cellule di colore del sangue, in embrioni di pollo. Perduti nel buio della sala, alla luce intermittente di una falsa luna, sembrano trovare piacere nel dissolversi catastrofico di questo universo. Solo un Eros più forte, dice Marcuse, può legare più efficacemente gli istinti distruttivi. Ma è proprio questo che la società sviluppata non è in grado di fare. Perché proprio la sua stessa esistenza dipende da irreggimentazioni e controlli più estesi e più intensi. L'intera società è mobilitata per resistere con ogni mezzo alla eventualità di una propria liberazione. La catena di inibizioni non può essere infranta. Quello che avviene in questa sala dà l'idea della lacerazione e del senso di colpa che ha provocato nei giovani la guerra nel Vietnam, la minaccia di una guerra maggiore, i conflitti razziali. È una insoddisfazione di fondo per questo universo funzionale e positivo, meccanismo perfetto di produzione e consunzione. A tornare a casa, nel motel, al silenzio, stanchi e depressi, si avverte un grande desiderio di quella liberazione nebbiosa che Marcuse ci promette in una società liberata dalla repressione. Il lavoro come gioco, pace, calma, solitudine, privacy, tranquillità. Gioia, contemplazione della bellezza. È pronta accanto al letto la macchinetta che assicura il relax con 25 cents, un quarto di dollaro, meccanicamente. Si chiama Magic Fingers, diti magici. Il letto vibra per 15 minuti. Il sonno è scritto e garantito. Se non bastano 25 cents, ne occorrono altri 25. Dunque, è tutto previsto? Cerchiamo tra i 9 canali televisivi. Film di guerra. Persuasiva pubblicità. È un condensato di tutto quello che stasera ci opprime. All right, now we're
I see another contestant, another set. Too perfumey. And some. Fuori, il paesaggio si compone di un distributore di benzina lucente di neon, la macchina non ha un attimo di sosta, insegne luminose intermittenti, un centro medico. E là sopra, questo resto di antiche cose. Dimmi tu, luna in ciel, dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai contemplando i deserti. Indi, ti posi. Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Non porsi queste domande, non crede costituisca una repressione di un istinto vitale per l'uomo? Non porsi la domanda? Non porsi questo tipo di domande, secondo lei, non costituisce una repressione per l'uomo? No, non credo che lo sia. Sono del parere che, prima di provare a rispondere a tali domande su un altro spazio, l'uomo dovrebbe dedicare tutte le proprie energie a rendere la Terra un posto migliore per viverci. L'uomo queste domande se le pone naturalmente, senza che questo ostacoli il suo desiderio di cambiare il mondo. Bene, io non ho assolutamente niente contro il porsi la domanda, però ad essa non trovo alcuna risposta sensata, salvo una risposta scientifica. Lei si pone mai domande di questo tipo? Sulla Luna? No, no, non sulla Luna. Dove va l'uomo? A cosa tende la sua vita? Comprende? Sì, ma tali domande dovrebbero essere tutte poste in termini di possibili cambiamenti e di azione su questa terra. Ciò non è realizzabile e io non vi vedo molta materia di ricerca. Le chiedevo se lei personalmente si pone queste domande. Nel modo in cui le ho appena precisato, sì. Come mai ha scelto di venire all'Università di California? Avevo ricevuto un'offerta che mi era sembrata accettabile. Inoltre conoscevo lo zoo qui a San Diego, che mi piaceva molto. Quest'ultimo fatto mi parve una ragione di più per stabilirmi qui. Perché le piace tanto? Perché? Perché mi piace cosa? Perché le piace tanto questo zoo? Perché amo molto gli animali. Gli animali che più mi piacciono e con i quali sento di avere una certa forma di affinità sono le giraffe, gli elefanti e gli ippopotami. Perché? Il perché non lo so. E i gufi, specialmente i gufi. E dell'organizzazione di questo zoo? Bene, l'organizzazione di questo zoo è una delle migliori che io abbia mai visto. Io penso che sia di gran lunga lo zoo più bello e più piacevole del mondo. E si potrebbe persino sospettare che lo sia anche per gli animali. Cerchiamo nello zoo di San Diego la straordinaria preferenza che gli accorda un ipercritico come Marcuse. È uno zoo davvero organizzato splendidamente. Lo zoo dei bambini, ad esempio, è un'autentica poetica meraviglia. I bambini imparano a conoscere gli animali loro coetanei e imparano così a rispettarli. Forniti di passeggini che lo zoo presta alle mamme, vediamo i più piccoli tra le grandi pecore merinos, i cerbiatti, le capre, in un lindore e in una pulizia esemplari. Agli animali amici offrono coni di verdura fresca. Ecco la casa dei piccoli topi, un grosso pane in cassetta, abitazione e cibo. Protetti dal vetro, i topi vi abitano finché non l'hanno consumato. Dopo una settimana si procura loro una nuova casa, un nuovo pane.
Ecco la nursery dello zoo. In un ambiente di clinica per bambini ricchi si prepara il cibo per i piccoli ospiti. Incubatrici, passeggini. In una stanza ci proibiscono di varcare la soglia per non infettare l'aria, guardiamo in giro. Un vestitino e la piccola infanta nella culla. E lei ritiene che in questo zoo gli animali siano liberi? Penso che almeno la maggior parte di essi si trovi meglio che in natura. Sono assai meno in pericolo che se vivessero nel proprio ambiente. Godono, se non altro, di una certa sicurezza di poter vivere ed essere nutriti. Questi animali però mangiano come l'uomo, più dell'uomo che vive in povertà. Sì, ma questo si nota in tutte le società, non solo allo zoo. Per esempio, i componenti ricchi di questa società fanno lo stesso. Ma non è meglio per gli uomini piuttosto che per gli animali? Io non so se gli animali mangino troppo o no. Non posso giudicarlo. È incredibile ciò che gli viene dato. Si spreca molto di più per gli uomini che per gli animali. Il cibo che viene gettato nella spazzatura a New York o a Los Angeles ogni giorno è uno spreco infinitamente maggiore. Arance? Sì, lo so. Banane? Sì, certo. Questo zoo prende sempre più l'aspetto di parabola. Continuiamo la visita per cercare di capire meglio. Non c'è zoo al mondo che dia l'idea della libertà come questo zoo americano. I recinti, salvo per le bestie più feroci che hanno ancora le sbarre, non danno impressione di chiusura. C'è soltanto un vallo, matematicamente studiato per impedire agli animali di fare il passo più lungo della gamba, ammesso che ne abbiano voglia, nutriti come sono. Questi uccelli sono talmente educati che non escono volontariamente dalla zona loro assegnata. Si illumina il prato di notte ed essi imparano a non uscire dal cerchio di luce. Non vorremmo essere più marcusiani di Marcuse a dire che questo zoo che Marcuse tanto ama e di cui è membro a vita, $11,000 al giorno soltanto per il mantenimento delle bestie, ma un grosso affare imprenditoriale dato il richiamo turistico che esso promuove e il rientro dei biglietti, sia lo specchio più fedele proprio di quella società industriale avanzata che Marcuse condanna. Che Marcuse sia stato preso da un momento di abbandono, che il suo pensiero negativo si sia arrestato di fronte al suo amore per gli animali? A meno che questo zoo non sia proprio in se stesso una parabola, un modello raggiunto, un esempio trasposto in favola di quella umanità liberata, ormai priva di angoscia, di cui Marcuse ci parla nelle sue vaghe previsioni sul futuro. Ma in questo caso, chi ci starebbe a guardare?